signori, i The Sun, Francesco Lorenzi, Riccardo Rossi, Matteo Righelin e Gianluca Menegozzo, grazie. Buongiorno. Grazie, grazie. Buongiorno. Con tutto il cuore possibile. Grazie per due motivi, perché i The Sun quando entrano in questo studio portano veramente la bellezza del sole e poi perché voi avete, ci fate un regalo quest'oggi che sveleremo tra un po'. E poiché state tutti là a Twitter a chattare, a vedere, preparatevi che questa è veramente una grande sorpresa. Francesco, la prima sorpresa, che poi insomma tanto sorpresa forse non è, è che qualcuno ha riconosciuto che la vostra storia umana e professionale è qualcosa che può aiutare tanta gente. È qualcosa che racconta la verità di un incontro, che racconta la certezza di una seconda possibilità nella vita di ciascuno di noi. Tanto che vi hanno dato una medaglia. Che ci fate voi con una medaglia che viene direttamente dalla Città del Vaticano? E intanto vediamo il riconoscimento che hai ricevuto dal segretario di Stato Parolin e dal presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, Ravasi. Sai, è stata una grande emozione e penso che sia innanzitutto una conferma di un cammino. Tutti noi nelle nostre vite abbiamo bisogno ogni tanto di una carezza, di una pacca sulla spalla. Ecco, ovviamente ricevere questo premio è stato un riconoscimento che innanzitutto noi dedichiamo alle nostre famiglie e a tutte le persone che ci stanno sostenendo da molti anni in questo cammino, che è un cammino di luce, di gioia, ma allo stesso tempo anche un cammino che richiede molto sacrificio. Io vi leggo la motivazione, è una cosa molto, come dire, tecnica, poi la traduciamo in vita reale, che altrimenti i premi non servono a niente. Per il contributo dato allo sviluppo dell'umanesimo cristiano e delle sue espressioni artistiche nel mondo. Traduco per persone come me che hanno poca pratica del burocratese. Voi siete persone che a un certo punto hanno inciampato, che invece di sprofondare nell'abisso, questo abisso lo hanno risalito, fino ad arrivare a toccare il sole nel vero senso della parola, perché questi sono i The Sun. Riccardo, ma tu un premio del genere, un riconoscimento del genere che è andato, ha raccolto Francesco, ma chiaramente i The Sun sono quattro, è un'anima sola, ma sono quattro persone. Tu te lo saresti mai immaginato nella tua vita? Assolutamente no. È stata una gioia sapere che questo premio, ci sia stato dato questo premio perché, come ha detto Francesco prima, ci è stata data questa pacca sulla spalla che ci ha detto: ok, avete fatto bene fino a qui, adesso avanti ancora, ancora più in alto, impegnatevi, impegniamoci e cerchiamo di portare la nostra storia a più gente possibile perché possa servire d'aiuto. Gianluca, quando il primo di voi che ha capitolato, il primo di voi che si è arreso ad un amore più grande di quello che forse avevate conosciuto o alle distrazioni che vi eravate concessi fino a quel momento, è stato Francesco. Noi siamo venuti da una pagina in cui Don Marco Pozza ci ha raccontato che l'amore vero è quello che trasforma le persone, quello che comunque le fa essere migliori. Tu hai capito da subito che questo amore era così irresistibile per lui che insomma o salivate su quella barca oppure in fondo lui vi avrebbe abbandonati. Guarda, ho capito subito una cosa, ovvero che quello che mi stava raccontando Francesco era vero. Guardandolo negli occhi ho detto: questo è un amico che si è rinnovato, è un'amicizia che deve rinascere, perché ci eravamo lasciati per parecchi mesi. E forse all'inizio per me più che di fede si è trattato di persone. Dio ti mette le persone a fianco per aiutarti nella vita. Ecco, Francesco si è donato, ci ha regalato questa grande verità e poi d'altronde non si può rinunciare alla verità. Matteo, ti posso chiedere un favore? Per i pochissimi che non conoscessero la vostra storia, nella quale io mi immergo ogni volta che vi conosco, potresti riassumere in un paio di minuti chi eravate prima che in fondo il sole abbia iniziato veramente a splendere nella vostra vita? Dammi una definizione dei vecchi The Sun. I vecchi The Sun erano quattro ragazzi molto sereni che hanno inseguito un sogno e che sono riusciti anche in parte a raggiungerlo e che si sono fatti prendere la mano da quello che di solito in quell'ambiente perversa, oddio, anche perverso. E quindi
Da quel momento c'è stata una perdita, e la perdita ha compromesso la cosa più grande che avevamo nella nostra vita, la nostra amicizia. E dalla nostra amicizia è entrato un fattore in più per probabilmente risanare la nostra amicizia, da prima grazie a Francesco e poi, come diceva a Gianluca, Dio si serve delle persone e ci mette vicino delle persone che ci fanno rendere conto di quella che è la vita vera e quella che è la vita che vale la pena vivere. E quindi eccoci qua oggi. Non ci poteva essere, credo, che il racconto più sincero per far capire che esiste un prima e un dopo, senza però perdere la grinta, quella gioia, quella passione, quel talento assoluto che siete voi. E qui vengo alla seconda sorpresa, che francamente è veramente una grossa sorpresa, perché questa è un'esclusiva. Domani c'è il lancio planetario del vostro video, le opportunità che ho perso, e voi invece oggi ci avete regalato questa chicca. Ce la gustiamo. E poi, a proposito di perdita di opportunità, e hai voglia quante domande ho per voi. Signore, signori, questo è il dono di The Sun. A bel tempo si spera. Le opportunità che ho perso non torneranno adesso. È inutile essere falso con frasi tipo va bene lo stesso, non va bene niente e mi manca l'istante in cui la malinconia lasciava il posto ad una nuova fantasia, quando non sapevo quello che si sente quando giungi di qua dove non vedi più niente, dove non vedi più niente. Le opportunità che ho perso, da qui le ripenso spesso, vorrei giocarmi qualche asso, ma l'ho tenuto in mano troppo a lungo. Se tornassi indietro giocherei tutto, nel caso mi farei sputare addosso, ma sì, mi butterei a capofitto pur senza volere tutto ad ogni costo. Ma le opportunità che ho perso non torneranno adesso, è inutile essere falso. Grazie dal profondo del cuore che ieri abbiamo twittato questo regalo che ci avete fatto davvero per Natale. Francesco, è bellissima la definizione che Gianluca ha dato della vostra seconda vita, un'amicizia rinnovata, questa me la faccio mio, che mi porta dritto al testo di questa canzone, le opportunità che ho perso. Voi avete perso più opportunità ammettendo voi stessi che eravate in cerca di qualcosa di più grande, che questo grande lo avete trovato, che questo cambiamento così visibile nei vostri occhi. Io non smetterò mai di dirvi che ogni volta che vi incontro siete ancora più luminosi della volta prima, e non credo sia perché abbiamo le truccatrici più brave del mondo, questo ve lo dico chiaro chiaro. Che cosa ha perso la tua attività, la vostra attività con questo cambiamento, se ha perso qualcosa? Sai, oggi quando rifletto sul nostro percorso in realtà sento solo una profonda e forte gratitudine, perché quello che stiamo vivendo è, a livello umano innanzitutto, una pienezza di vita che ricolma non solamente le nostre esistenze ma anche quelle delle persone che collaborano con noi e di tante altre.
E la scelta di pubblicare questo terzo singolo così particolare come canzone e forte è una scelta dettata da un'urgenza, perché questo è un testo complesso, è una canzone difficile da mandare giù, perché tutti noi nella vita talvolta perdiamo delle opportunità, ma la più grande opportunità che perdiamo è quella di poter fare e di fare il bene. E in questo frangente la nostra umanità tante volte si trova in ginocchio, basta pensare anche a quello che è successo ieri sera. E però questa canzone ci vuole ricordare che forte come la morte è l'amore. Ed è importante ricordarlo oggi. E noi sentiamo la responsabilità di dirlo, anche con una canzone che magari non ci si aspetta dai The Sun, perché noi solitamente siamo associati alla solarità, all'entusiasmo, alla forza, alla speranza. Però questo è un momento importante per dire anche questa cosa. Cioè che se crolla tutto, noi dobbiamo comunque rimanere saldi nell'amore. Ed è fondamentale che ci sia qualcuno che questo ce lo dica. Noi abbiamo la fortuna di avere dei padri spirituali, delle persone che ci aiutano a credere in questo. Però noi lo dobbiamo dire anche a tanti ragazzi che di fronte a quello che sta succedendo nel nostro mondo sono sicuramente disorientati. Invece c'è bisogno di speranza e c'è bisogno di forza. Riccardo, che cosa avete trovato nel deserto? Dove siete andati già l'anno scorso? Noi abbiamo avuto la grande fortuna di accompagnarvi con il nostro Gianni Vucai, uno dei momenti, un viaggio bellissimo che abbiamo raccontato proprio a TV 2000. Voi nel deserto del Negev, tra l'altro, che cosa avete trovato? Perché dove avete avuto necessità di arrivare lì per capire tanto di voi? E innanzitutto abbiamo lasciato una cosa, ossia il cuore, perché io ci ho lasciato veramente il cuore lì, è stupendo, siamo innamorati di quel posto, di quel paesaggio. Per quanto riguarda la mia storia personale, il deserto è fondamentale, perché come il popolo di Israele ha dovuto passare un deserto per arrivare alla terra promessa, anche io ho fatto il mio deserto nella mia vita, ho dovuto, essendo appunto, mi sono un po' troppo lasciato andare e l'alcol aveva preso il sopravvento per quanto mi riguarda, e ho passato il mio deserto per poi arrivare a una nuova vita grazie ai miei fratelli, ed è stato un cammino incredibile. E ogni volta che sono nel deserto, e siamo nel deserto, siamo anche abbastanza lontani gli uni dagli altri. Sì, l'ho visto, perché l'ho notato. È bello prendersi dei momenti, degli spazi per guardarsi dentro, e il deserto ti costringe a guardarti dentro, ti costringe a pensare, ti costringe a meditare, a pregare, e poi ti aiuta a ringraziare. Matteo, posso chiederti una cosa? Riccardo ha ammesso la sua dipendenza dall'alcol. Tu hai parlato di tante cose di cui vi eravate riempiti la vita senza dover necessariamente scendere nel particolare. Quando ti sei perdonato per tutto il male che indirettamente ognuno di noi fa quando ci facciamo male, poi facciamo male anche le persone che ci amano, che hanno cura di noi? Penso sia un lungo percorso che durerà tutta la vita. Non ti sei ancora perdonato del tutto? Ma è una cosa che scoprirai dopo la morte, se ha funzionato. Aia, se sei all'inferno e in paradiso anche. Bellissima questa, grandiosa, veramente grandiosa. Gianluca, ho bisogno di te, ma permettimi di tornare un attimo a Berlino. Ci avete chiesto di non perdere la speranza questa mattina, partendo proprio da quei fatti. Antonella, pensaci tu. Lucia, difficile non perdere la speranza. A questo proposito possiamo ricordare, dopo tutte le commemorazioni che avranno luogo oggi, un motivo per cui vi avevo richiesto la linea era proprio perché ci è arrivata la conferma ufficiale che è stato identificato, e lo riportano anche tutti i media tedeschi, l'uomo che ha lanciato ieri sera il camion. Addirittura si tratterebbe di un ragazzo di 23 anni, lo abbiamo detto da stamattina, un pakistano, però ci tengo a sottolineare 23 anni e del ragazzo a questo punto, perché 23 anni è veramente un ragazzo, si sa solo il nome e l'iniziale del cognome, che è Named B. Lo abbiamo detto, anche è stato registrato come profugo nel centro di accoglienza allestito nell'ex aeroporto, e praticamente lì stamattina ci sono stati i vari controlli e la polizia non ha effettuato arresti, lo vogliamo sottolineare proprio per evitare il clima di terrore e di persecuzione contro gli immigrati eccetera, però comunque sono stati effettuati dei controlli all'interno di questo campo di accoglienza. Grazie, speriamo che da questo non venga poi
una nuova boutade su tutto quello che riguarda le politiche proprio di accoglienza, le politiche dell'ospitalità necessaria quando naturalmente sono povere anime che si spostano certo. da una parte all'altra per sfuggire. Non facciamo, non cadiamo nella tentazione di mettere tutto nel calderone. Grazie davvero di cuore Antonella. Gianluca, il sole per voi è diventato ancora più incandescente da quando riuscite ad illuminare davvero la vita anche di chi vi continua a sostenere, ad apprezzare, ad essere innamorata della vostra arte. Per voi che siete andati nel deserto a cercare qualcosa di bello e di nuovo, che altro vi occorre per completare la vostra vita? Che altro cercate attorno a voi? Avete visto già tantissimo. Guarda, io dico sempre che il dono più grande che un uomo, un ragazzo, una donna può avere nella vita è quella di continuare ad avere la voglia e la curiosità di cercare. Io sono fortunato perché sono un eterno ragazzino e questo entheos, questo entusiasmo, questo essere divinamente ispirato, ogni mattina quando mi rendo conto che ce l'ho, dico la più grande giornata. Preghiera che posso fare è quella di dire grazie Signore, perché l'altro giorno ho compiuto gli anni Papa Francesco, sabato, e Francesco dal nostro sito, dalla nostra pagina Facebook ha detto tanti auguri per questi buoni e giovani 80 anni. Bellissimo. E questo essere young forever è il segreto di tutto. Una persona a 80 anni può fare quello che fa un bambino di 8. Basta che ce l'abbia nel cuore, basta che Dio sia in lui. Ma io penso che sia uno dei più belli auguri che si potessero fare tra l'altro a Papa Francesco. Postumi, perché lui non vuole che siano fatti prima. Francesco, tu con Francesco, insomma, voi avete avuto una vicinanza, ricordo che tu hai letto addirittura una pagina delle letture della messa conclusiva della GMG, avete aperto il concerto, insomma, sono dei momenti importanti, ma te lo saresti mai aspettato che nella vita avresti fatto anche questo? No. Per come sei partito? No, guarda, proprio quella mattina quando mi sono trovato a leggere la pagina di Osea, è veramente incredibile quello che è successo per portarci fino a lì. Il Signore si manifesta nelle nostre vite in modo personale e questo ci tengo sempre a dirlo. Cioè, ognuno di noi ha una sua storia, un suo cammino e anche l'esperienza della GMG di quest'anno per noi è stata arricchente, ci ha veramente portati a sperimentare una pienezza. Abbiamo toccato un apice anche a livello proprio di amicizia, di morale, di unità con i giovani e quindi chiaramente oggi gli occhi sono già rivolti a Panama. L'approccio, vi siete preparati? Allora veniamo con voi, perché tanto, se Dio vuole, ci dovremmo essere. Quindi mai sazi di questa esperienza. Al volo posso chiedere, no, chi vuole rispondere, a chi dovete dire grazie di tutto questo? Dobbiamo ringraziare sicuramente i nostri genitori, dobbiamo ringraziare gli uni gli altri, i nostri amici, cioè, quindi io ringrazio Francesco, ringrazio Matteo, ringrazio Gianluca, ringrazio Gesù Cristo che si è manifestato nella mia vita, grazie a loro. Posso dire una cosa, io immagino i vostri genitori la felicità che possano provare a vedervi così. Noi grazie. Vi diciamo grazie nell'unico modo che sappiamo, facendo parlare le immagini, le istantanee della vostra vita. Grazie di cuore ai Dai San, veramente grazie, grazie, buon Natale. E questo è il nostro omaggio per voi. Grazie, grazie, grazie. Sono diverso per la statistica e non faccio testo nella casistica, ma conta più del resto la mia dignità. Io vivo, però attorno è un inferno, un massacro continuo nel nome di un qualche dio. Questa